In diretta su Radio Fantasy. Radio Fantasy, la radio a pezzi. Perché io ho andato via un attimino in bagno e non so cosa avete. C'è il telefono. Scusa, c'è il telefono. Dovevamo parlare del più e del meno, e invece è intervenuto. Parlare anche il di telefono. Questo Milan che si è. Questo Milan che è andato avanti, ragazzi. Siamo pronto, chi è? Pronto! Sono Mario di Pavara! Ciao Mario! Grande Marione! Posso fare una domanda? Perché parlate sempre del Milan? Ma chi se ne frega di quella squadra lì? No. Ossina Udinchi! No, vabbè, però. Infatti parliamo anche dell'Udinese, cioè parliamo delle squadre italiane. Ricordati bene che Friulano vero e Friulano bianco nero, amico, che monadi di squadre lì. Bravo Mario, hai ragione. Grande Mario di Paolaro. Ti ho visto in festa domenica, sul Tamai, Ho fatto festa sempre, io mica sono la domenica. Io la mattina mi alzo e intanto mi bevo subito una brugna per dare la giornata, no? Possiamo dire chi sei in realtà. Possiamo dire anche cos'è la prugna, per chi non sapesse. Ma cos'è la prugna? È la grappa a 70 gradi in base di prugna. Per dare il buongiorno alla giornata, no? Intanto la prugna. Poi vado a lavorare. Sì. A mezzogiorno mi bevo un botulione. No, vabbè, adesso lasci stare, dai, ok. Come lascio stare? La verità è poi la sera comincia la festa di Milano. No, basta. Ex sindaco di Paolaro, caro nostro Mario. Ex sindaco di Paolaro. È ex sindaco di Paolaro. Allora. Ma sono Mario di Paolaro, io quello che ho fatto anche quelle robe lì, ma mi sono pentito. No, vabbè, insomma. A me mi plas le frecce. No, vabbè, basta lì. Mamma mia, che roba incredibile. Per cosa ti hai chiamato, Mario? Io ho chiamato perché sei curioso. Ti ho chiamato perché la settimana scorsa eravamo rimasti in sospeso. Non eri sulla Napoleonica. Ti hai gommirato, gommirato. Hai bevuto un cabernet che ti ho mandato la settimana scorsa. Buonissimo, Mario. La settimana scorsa Mario era in una corriera sulla Napoleonica, dove è stato avvistato questo UFO. Sì, siamo tornati, facendo un riassunto veloce. Eravamo andati a Zoccole, però siamo tornati che guidava Clorex a Bortegliano. Abbiamo visto un fufo, c'era anche un matto lei che diceva cose strane. Un UFO, non un fufo. Fufo, combinato, sta buono. Allora, fatto riassunto, abbiamo continuato, no? E siamo andati perché dopo il fufo si è spostato, no? Sì. Adesso siamo arrivati fino a San Giorgio di Nogaro. Ma state seguendo l'UFO, il fufo, cioè? Ma sì, perché ormai abbiamo preso la pista giusta, no? Allora lo stiamo seguendo perché sto mettendo giù le trappole, la voglio prendere quello lì. Ok, sì, un po' mentito conciso, dai, vai al sodo. E niente, allora siamo qua, io e Antonio Frumento, ve lo ricordate Frumento? Magari Chiumento, il noto ufologo. A me mi dite Frumento, è l'ufologo, quello di Pordenone. Va bene, dai, è lui. 35 anni, che fa quello lavoro lì. Sì, pensi di tu che lì non la fa noia tutte le vite. Frumento, volete che parlare con lui? Sì, si può. Frumento, accetta anche il telefono, che sono a voi di tabagliare con te. È un ufologo, dai, ok. È importante. Buonasera, ragazzi. Buonasera, signor Frumento. Sì, allora, io ho delle novità riguardo. Vabbè, ma si calmi. Specialmente di San Giorgio. Cosa è successo a San Giorgio? Ecco, San Giorgio sembra che uno smemorato per il giorno della donna abbia preso un completino sexy al volo e già che c'era ha deciso di prendersi pure i manichini per esperimenti genetici. Addirittura. Sì, tra l'altro adesso è arrivata una segnalazione da Udine. In Viale Trieste è segnalato un essere con labbro pronunciato ed occhi piccoli. Ci fermiamo qua. Scusate un attimo, perché adesso è uscita un'agenzia che specifica che era una prostituta filippina. No, vabbè, ma là si sta, Vasco, ci sia un frumento. Allora, ci racconti di San Giorgio, dai. No, a parte di questo che c'è a San Giorgio, mi è arrivato anche un'altra segnalazione relativamente a dei controlli notturni a chi guida le auto di lusso. Sì. E poi ce n'è un'altra, questa fatta da Aviano, dove dal pianeta Phobos hanno saputo che Paolo Villaggio nel film degli anni 70, Io tigro, tu tigri, egli tigra, l'immagine della regina nera risultava scadente e degli alieni sono venuti per fare una denuncia. Allora concludiamo, alla fine l'ultima che da concludere è praticamente che c'è in corso una partecipazione di un essere nei locali giochi senza frontiere con
sì, lo Yeti, l'uomo lupo, Elephant Man, il fantasma formaggino e l'uomo con due peni. Grazie, benissimo, benissimo. L'ultimo non l'ho mai sentito. Grazie. Ci saremo informati perché questa è una cosa molto seria e beh, certo, della gente che grazie, Frumento, grazie. Tutta la sua valenza. Grazie, è un grazie. X-Files questo. Sì, esatto. Sono esatto, tutti degli X-Files. Senti la cosa. Salutiamo, signor Frumento, buona serata. Okay, è andato via come con gli alieni. Arriva la Great Rex, buona festa della donna a tutte. Radio A, pezzi su Radio Fantasy.